CPUS è interessato ad un approccio transdisciplinare che in qualche modo mira a tradurre la complessità del sistema ecologico all'interno del progetto di architettura. Quindi mi piace tradurre il tema della conferenza che ci avete proposto con questo termine che vedete scritto lì, Transition Architecture, che è un po' il modo con cui noi amiamo descrivere il nostro approccio al progetto e che secondo noi, spero che questo sia come dire, evidente nei lavori che vi farò vedere, prescinde dalla scala dell'elemento costruito e invece cerca di ricomprendere il sistema all'interno del quale, il sistema di relazioni all'interno del quale l'edificio o il sistema di edifici o il sistema complesso nel quale abitiamo si estende. E facciamo questo lavorando sull'intersezione tra differenti discipline, architettura, progettazione urbana, progettazione del paesaggio, ingegneria. Interagiscono tra loro e ridefiniscono in qualche modo il ruolo dell'architetto. Quando appunto parliamo di questa interazione con il sistema ecologico, non ci riferiamo solo a, o diciamo, no, non ci riferiamo al termine sostenibilità, o non vogliamo semplicemente parlare di sostenibilità, che è un termine che in questi giorni, in questa nostra realtà, viene spesso abusato e quasi alle volte si semplifica in un greenwashing che viene applicato in qualche modo a progetti che non, invece non hanno questa tensione di interazione con il paesaggio esistente. In realtà la relazione poiché la nostra disciplina è una disciplina che riguarda o che si occupa delle forme, facciamo questa relazione che è stata fatta anche in passato tra architettura e lingua, ma siamo interessati non alla struttura della lingua, ma alla trasformazione delle parole tramite le relazioni. E quindi se restiamo nella metafora della lingua, noi immaginiamo il passaggio di una parola tra una lingua o di una parola o di un discorso tra una lingua e un'altra, piuttosto che il passaggio nel tempo di un testo ad un altro, nello stesso testo da un tempo ad un altro, oppure il passaggio attraverso differenti discipline. E appunto questo sistema di relazioni si mette in atto proprio grazie alla traduzione, ridefinita da Lambert e Robbins come la migrazione di elementi del discorso attraverso la loro trasformazione. Noi usiamo questo sistema, questo approccio, diciamo, questa metafora come approccio per il nostro modo di lavorare con il progetto di architettura, che sposta in qualche modo lo sguardo, come dicevo prima, dall'oggetto al sistema di relazioni che si innestano o che hanno a che fare con le specificità sociali, economiche, politiche, storiche del contesto, quindi il contesto non si limita ad essere semplicemente un elemento, come dire, esistente, ma ha un ruolo attivo nel progetto di architettura. E quindi indipendentemente dal luogo specifico o dal tema o dal programma specifico che ci viene assegnato, quello che ci interessa è ridefinire i bordi di quel luogo o di quella specificità e di quel programma. Non esistono, secondo noi, siti o programmi assegnati, ma vengono sempre reinventati non imponendo un nuovo modello, ma cercando di lavorare con le potenzialità del luogo stesso con il quale noi andiamo ad interagire, luogo o edificio.
In questo senso ci interessa molto il lavoro di un filosofo francese, François Julien, che in qualche modo mette in relazione il modello di pensiero occidentale con il modello di pensiero orientale. La filosofia occidentale è basata sul principio dell'azione, usiamo alcuni mezzi per ottenere un certo risultato prestabilito, no? Il principe di Machiavelli imponeva il proprio modello e il proprio ordine. Ecco, nella filosofia orientale il soggetto in realtà non è il centro dell'azione, non ha un fine, il suo comportamento è determinato da una serie di trasformazioni silenziose che si evolvono grazie al fatto di aver assorbito le potenzialità del luogo e del paesaggio per intervenire in quel momento. Quindi se noi potremmo affermare che il modello occidentale è un modello top down, mentre quello orientale è un modello che ascolta bottom up, che arriva dal basso in qualche modo, che sente quali sono le esigenze, le potenzialità del luogo. È l'accumulo di queste potenzialità che indica al soggetto quando e come agire, attraverso trasformazioni, come dicevo, che sono non solo silenziose, spesso sono anche invisibili. Noi lavoriamo a Venezia e abbiamo iniziato il nostro lavoro a Venezia e nel progetto di riqualificazione urbana e ambientale di un'isola di 325 ettari in Laguna di Venezia pensiamo che questo progetto sia in qualche modo paradigmatico di questo tipo di, come dire, di approccio che vorremmo ridefinire rispetto al progetto di architettura. Venezia è una città che sta, diciamo, a metà strada tra Occidente ed Oriente, è una città senza mura, è una città che in qualche modo è definita da una serie di limiti ambigui, di bordi che sono sempre in trasformazione, in cui l'acqua e gli uomini hanno incominciato in cui esiste costantemente una battaglia nel tentativo di conquistare terra e doverla mantenere perché l'acqua se la deve riprendere. Non esiste un confine definito. Le stesse fondamenta veneziane tracciate con una pietra di Istria, un bordo rigido, vengono a mio avviso quasi ridicolizzate dall'acqua alta, no? Dalla riconquista della natura sull'uomo. Questo succede anche nei prospetti, in sospensione, la nebbia rende indefiniti in qualche modo quei bordi, quando il vento accarezza la laguna, diciamo, rendono non precisi i bordi degli ottagoni, per esempio, no? Che sono delle isole geometricamente definite che in qualche modo scompaiono. Ecco, questo sguardo è uno sguardo che sposta l'attenzione da Venezia, dalla Venezia che tutti conosciamo, dalla Venezia diciamo famosa, al paesaggio della Laguna di Venezia, al sistema di relazioni che questa struttura di economica e sociale aveva intessuto con il resto del mondo, che trovava la propria difesa non in un sistema di fortificazioni possenti e generose, ma attraverso un sistema di bricole che segnavano i canali quando i nemici non c'erano e invece una volta tolte usavano l'acqua per difendersi. Un costante rapporto, quindi quello tra acqua e terra, che definiva il paesaggio di questo speciale paesaggio con cui ci siamo trovati a lavorare.
un rapporto che poco alla volta era, si era andato modificando nel tempo, quando i francesi e gli austriaci, i francesi prima e gli austriaci dopo, da stranieri arrivano a Venezia, in qualche modo cominciano un processo di allontanamento dell'acqua rispetto alla terra, di costruzione di bordi, di quello che noi abbiamo definito un processo di territorializzazione della laguna, andandola a misurare per punti. Ma ci siamo trovati a lavorare con Leonardo Benevolo al nuovo piano urbanistico della città ed è stata una grande esperienza per noi, perché proprio questo piano ha diciamo ribaltato nuovamente l'interesse del sistema sul sistema laguna piuttosto che sul sistema costruito della città, e così abbiamo incominciato a considerare il sistema della Laguna di Venezia come un sistema assolutamente modernissimo, costruito di reti e di punti, e abbiamo incominciato a raccogliere informazioni su questi punti, sui sistemi di difesa, sui sistemi di, storici di conterminazione, sugli siti archeologici, sui diciamo informazioni che provenivano da sguardi totalmente diversi uno dall'altro. Queste sono le botti da caccia, che sono ancora una risorsa, o le valli da pesca, oppure i punti di bird e fish watching, oppure i terminal secondari, e le darsene. E tutto questo per cercare di costruire una immagine che in qualche modo andasse a valorizzare, o che creasse le potenzialità per poter valorizzare l'isola di cui ci dovevamo occupare. L'isola di Sant'Erasmo, come dicevo, è una grande isola di 325 ettari, si trova sulla bocca di porto del Lido ed è nota come l'Orto di Venezia. Anche questo, abbiamo indagato il sistema economico che andava a strutturare l'isola, ed è un sistema che in qualche modo ha radici lontanissime. Radici in cui ancora esiste una misura del lotto coltivato e la proprietà, e dove questo sistema economico anche oggi è in equilibrio. Quindi questa per noi era una grandissima potenzialità. Oggi abbiamo tutto il tema delle shrinking city, no? Le città che perdono popolazione. In realtà non sempre è necessario continuare a crescere. Forse il vero modo di guardare le cose è quello di riconsiderare un sistema equilibrato. Il sistema può essere equilibrato se noi riusciamo a rimettere in gioco una serie di potenzialità che quel luogo ha. Bene. Attraverso un lavoro costante e continuo con la comunità di Sant'Erasmo ci rendevamo conto che se da una parte le condizioni produttive avevano un certo tipo di valore, da un'altra parte esistevano delle sensazioni in qualche modo di abbandono dell'isola. Perché? Perché i monumenti non erano riqualificati, perché il sistema di infrastrutture e di connessioni con il resto della laguna era debole, e quindi il progetto ha incominciato a lavorare proprio su questi temi, cioè su quello che poteva fare in modo che quella potenzialità esistente ritornasse ad essere in rete. E quindi abbiamo lavorato prima di tutto sul sistema di connessione, diciamo terra-acqua, quindi valorizzando una serie di sistemi puntuali, di darsene, di cavane, di reti che andavano a connettere l'isola al sistema più grande della laguna. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto tenendo a mente queste suggestioni, cioè pensavamo che il lavoro di bordo non dovesse essere un muro che circondava l'isola, cosa che era successa dopo la grande acqua alta del 1966. Tutte le isole, per essere difese, in qualche modo erano circondate da queste murature che ne
annullavano totalmente il rapporto con l'acqua. Ecco, l'inserimento o la considerazione dell'acqua come una potenzialità ci ha permesso di lavorare sui bordi, non facendoli diventare dei confini, ma facendoli diventare degli spazi, quindi aprendo e creando delle possibili, diciamo, situazioni permeabili tra terra e acqua. Quello che vedete colorato in colorato rispetto a quello che invece è in bianco e nero è il nostro intervento, quindi un sistema di ricucitura complessiva del sistema infrastrutture, l'identificazione di alcuni nodi, la Torre Massimiliana, il terminal della testa di ponte, il sistema del depuratore connesso alla peschiera, il sistema del centro e alcune darsene, una, due, eccetera, la spiaggia, che diventano in qualche modo il frame, la struttura per le infrastrutture su cui poi vanno a localizzarsi quelli che Manuel de Sola Morales chiamava elementi di agopuntura urbana, no? E questi sono una serie di, sono sostanzialmente il riassunto di tutti gli interventi. Questo è il lavoro, che illustrerò brevemente ovviamente, questo è il lavoro sui bordi che vengono in qualche modo aperti e sfagliati, in questo è il caso di una darsena, ma lo possiamo vedere in maniera esplicita in questa immagine, che vengono in qualche modo, cioè la difesa dalle acque alte mantiene la quota di salvaguardia, che era il tema del progetto e il finanziamento principale del progetto, ma poi vengono create una serie di soglie, di aperture per poter riconquistare l'acqua e, come dire, e farla diventare una risorsa. Nella darsena della Torre Massimiliano questo avviene attraverso una serie di elementi a diverse quote, quindi la quota di salvaguardia a un livello, una quota di interscambio dei prodotti agricoli ad un livello inferiore e abbiamo aggiunto una quota invece a livello, diciamo, di acqua, un pontone in legno per mettere in rete anche alcune preesistenze importanti che secondo noi erano determinate dalla presenza per esempio di un'associazione di kayak dove bambini usano questi pontoni per in qualche modo per imparare a vivere la laguna. E questo poi è diventato invece il posto dove si riuniscono i ragazzi di Venezia per fare dei tuffi meravigliosi da questo pontone che sta in una situazione protetta e che quindi diventa un luogo ludico. Ecco, questa è l'immagine che avete visto e vista dall'acqua vedete tutta una serie di livelli che in qualche modo fanno parte del nuovo paesaggio dell'isola. Il lavoro sui terminal. Allora, i terminal, l'isola è un'isola che ha una, diciamo, non ha sempre, ha sempre lo stesso numero di abitanti che sostanzialmente sono impegnati nell'uso agricolo del suolo, ma subisce delle dilatazioni di popolazione durante la bella stagione quando esiste un turismo alternativo, no? Di campeggio oppure di agriturismo, eccetera. Quindi abbiamo immaginato che alcuni di questi punti potessero essere proprio i punti di terminal, potessero essere proprio i momenti in cui si potesse fare un campeggio libero, eccetera. Quindi abbiamo indicato come questi punti potessero avere dei sistemi di accoglienza, quindi servizi igienici, quindi interscambio, parcheggio di biciclette e così via, e che in qualche modo potessero permettere di arrivare anche con un'imbarcazione privata e poter fare un giro in bicicletta oppure andare a farsi un bagno in mare, come dire, costruendo un tipo di accoglienza differente. Questo è il sistema invece del centro, che ha questa grande piazza, aveva questa grande piazza che era attraversata da una strada che invece abbiamo spostato verso l'interno, costruendo invece, scusate, un sistema di bordo che ancora segue gli stessi principi di cui parlavo prima, quindi lo spazio per fare la sagra del carciofo, della castraura, diventa uno spazio importante e poi invece ci sono tutta una serie di faglie che conducono fino all'acqua. Qui vedete un riassunto dei principali elementi di infrastruttura o di bordo e di relazione con l'acqua. Per esempio abbiamo fatto tutto un lavoro
di rimessa in evidenza delle antiche chiaviche, che in qualche modo sono sia un simbolo storico di quella che era la quota dell'isola nel 1840, per esempio lo vedete in questa immagine, e sia la messa in circolo ancora dell'acqua come sistema di, come dire, di vita dell'isola stessa, tant'è che in questo momento ci sono alcune possibilità che le peschiere vengano rimesse in uso sia in termini produttivi ma soprattutto in termini turistici, quindi la possibilità che alcuni innesti il monumento della Torre Massimiliana che adesso vediamo diventa il simbolo per un produttore di vino francese che in qualche modo acquista una porzione importante del terreno e la mette come simbolo, no, di questa produzione. Le infrastrutture non sono solo le infrastrutture dei bordi, quindi il rapporto con la laguna più grande, ma sono anche le strade. Anche qui l'utilizzo di una semplice infrastrutturazione su un lato e invece la ripiantumazione, quindi l'utilizzo delle piante locali, in questo caso si tratta di tamerici, per consolidare il bordo verso l'acqua e per costruire questo paesaggio diciamo nuovo, possiamo dire. Altri percorsi collegano uno dei terminal, quello della Torre Massimiliana, con sistema invece bordo che conduce al depuratore. Nel caso di nuovi innesti abbiamo utilizzato un materiale differente, il legno, che comunque è sempre rimasto sospeso, permettendo alla fauna locale di non avere una interruzione, no? Quindi anche la necessità o la sensibilità di disegnare il sistema delle infrastrutture come un sistema che non è un taglio o una cesura, ma è un sistema che permette comunque una comunicazione trasversale, non nostra, degli animali. Questi sono appunto tutti i punti. Aiuto. Ecco. Questo è uno dei terminal, come dicevo, il terminal di primo soccorso, che sostanzialmente permette l'interscambio tra acqua e automobili. L'isola è ambigua e ibrida anche da questo punto di vista, perché è una delle isole in cui si può andare in macchina, ma le automobili sono senza targa, quindi non si sapeva bene se le strade dovessero avere le misure del codice della strada oppure essere delle strade agricole. Quindi tutto questo lavoro secondo noi è stata una grande risorsa, no? Perché il progetto di architettura poteva innestarsi e ricucire in qualche modo questa ambiguità. Quello che invece è emerso dai colloqui con la popolazione locale è che non esisteva un punto di primo soccorso nell'isola, quindi se qualcuno non stava bene doveva aspettare la lancia che arrivava dall'ospedale di San Giovanni e Paolo e non c'era un ricovero. Ecco, in uno dei terminal abbiamo inserito l'eliporto e un piccolo elemento di un piccolo ambulatorio e due cavane, in modo che ci fosse un momento di accoglienza e di soccorso per gli abitanti dell'isola. Questa immagine riassume un po' quello che vi ho detto sulla riconquista dell'acqua. Questo terminal di primo soccorso è in connessione con quel parco che appunto adesso recentemente esiste anche la volontà di costruire un piccolo ristorante, perché si sta consolidando questo uso, diciamo, di camping o uso differente di questo spazio. Questo è il terminal di primo soccorso. Gli elementi ortogonali all'acqua sono il sistema delle cavane, secondo la tradizione costruttiva veneziana, che diciamo costruisce per setti portanti ortogonali alle vie d'acqua e di terra, e ci permette di definire Venezia come città del vuoto. E invece l'elemento di servizio è un elemento in legno, perché
sostanzialmente in Laguna di Venezia si costruisce così, con elementi principali, murature e elementi di servizio, soprattutto a Sant'Erasmo, che sono cavane o edifici agricoli che in qualche modo supportano le strutture principali. Qui vedete alcune altre immagini, lo scavo dei canali esistenti e la rimessa in gioco delle antiche chiaviche, il terminal di primo soccorso che riprende la materialità che abbiamo utilizzato per le darsene prima, quindi il luogo di interscambio è sempre lavorato con questa superficie di mattoni, le strutture di salvaguardia, quindi quelle alte, sono sempre in pietra, e invece il rapporto con l'acqua è definito da questi grandi pontoni galleggianti in yellow balau, comunque in legni resistenti che permettono una scarsa manutenzione. L'altro elemento puntuale importante è quello della Torre Massimiliana, quindi il restauro dell'edificio esistente, una torre costruita dagli austriaci nel 1834, poi trasformata in una torre appunto massimiliana secondo un brevetto dell'arciduca Massimiliano d'Austria Este e dell'ingegner Carlo Birago, che in qualche modo avevano inventato per la città di Linz, non superando l'idea di fronte poligonale bastionato, un elemento a punti che tramite dei cannoni che si trovavano nella copertura di questi edifici a tiro incrociato difendevano il territorio essendo spostati verso la campagna. Ovviamente quando gli austriaci vengono a Venezia, la specialità di questo territorio non permetteva di costruire un fronte bastionato poligonale, e quindi questo sistema degli elementi puntiformi è chiaramente utilizzato per difendere il territorio della Laguna di Venezia, dove vengono costruiti una serie di tipologie, di cui la Torre Massimiliana è uno dei prototipi, e alcuni altri poi vengono, è come se la piazza veneziana fosse un sistema, diciamo, di sperimentazione di modelli che poi vengono esportati nelle altre territori di difesa da austriaci. Quindi quando ci troviamo a dover restaurare l'edificio, e qui entro nel tema di oggi, quindi qual è l'approccio, ci troviamo in questa situazione, quindi un sistema di acque che finisce in un certo punto, questa è la darsena che avete visto prima, e che in qualche modo si sta totalmente interrando, quindi noi riscaviamo il sistema esistente e ridefiniamo questo bordo che era stato spianato per coltivare carciofi, diamo un ruolo speciale a questo edificio, lo mettiamo in relazione con l'appena nato Parco della Laguna Nord, in modo che possa diventare uno degli elementi del parco che si trovano quando si va in giro per il parco, intendendo per parco tutto il sistema laguna, quindi acqua più isole, e lo stesso edificio viene messo in relazione anche con alcune istituzioni, come dire, importanti a Venezia, quali la Biennale, che lo utilizzano come sede distaccata per fare mostre, eventi e quant'altro. Come lavoriamo sull'edificio esistente? Con lo stesso principio delle infrastrutture, cioè costruiamo un edificio che in qualche modo permette alla torre di essere recuperata come spazio in qualche modo vuoto, cioè secondo il modello di spazio per cui era stata pensata. Quindi andiamo a sostituire i solai esistenti che sono carbonatati,
perché erano stati, diciamo, demoliti i solai originari e inseriti dei solai in cemento armato, assolutamente non più percorribili. Andiamo a lavorare, poi lo vedremo, su tutto il sistema della torre, rimettendo in gioco il vecchio sistema del scarico delle acque, eccetera, e andiamo a costruire questo edificio di servizio che sostanzialmente serve a far funzionare la torre come un museo contemporaneo, cioè contiene i servizi igienici, e le centrali termiche frigorifere, tutto quello che è, sono quelle funzioni, tra virgolette, che in qualche modo non ci permettevano di valorizzare il monumento torre. Nel disegnarlo lo facciamo diventare uno degli elementi di paesaggio che va a ridefinire quello, l'abbiamo voluto nominare terrapieno contemporaneo. In realtà la sezione di questo terrapieno è la sezione che abbiamo trovata al Kriegsarchiv andando a studiare i disegni originali del sistema terrapieni più torre austriaco, contemporaneo perché poiché ospita un edificio, cioè scavato per recuperare spazio, nessuna vegetazione di quella che vedete nei terrapieni di fianco potrà mai crescere qui, quindi la sua sezione sarà sempre visibile come la vedete in questo momento. All'interno di questo ho detto, verso la torre, questo si comporta esattamente come abbiamo visto prima, cioè come un edificio di servizio che permette alla torre di essere valorizzata e quindi diventa e quindi viene utilizzato il legno come materiale di costruzione. Un materiale che non abbiamo voluto trattare verniciandolo, ma l'abbiamo lasciato maturare per il tempo di 4 stagioni, in modo che in qualche modo, per lavorato in sezioni corrette, queste doghe di larice potessero avere la propria naturale reazione a un ambiente aggressivo quale quello della Laguna di Venezia. Abbiamo lavorato con le strutture di paesaggio andando a capire, adesso io non mi soffermo su tutte le scelte di ogni singolo elemento perché ci porterebbe via troppo tempo, però in qualche modo con il paesaggio lavoriamo allo stesso modo che con la materialità di cui ho appena parlato, cioè non esistono, i materiali locali vengono in qualche modo tradotti in termini contemporanei attraverso il progetto di architettura. La luce artificiale è sempre una questione abbastanza complessa e difficile a mio avviso, e in questo modo abbiamo cercato di lavorare con la luce artificiale nello stesso modo. Se da una parte il terrapieno contemporaneo è un limite, è una nuova siepe di leopardi, potrei dire, l'interno e quindi c'è questa lama che è una lama di finestra di giorno e una lama di luce di sera, la luce artificiale all'interno ha voluto dare valore, grande intensità al monumento, e invece abbiamo lavorato con fili di luce per quello che riguarda l'edificio di servizio, quasi a voler tradurre instabilità del suolo liquido della laguna, no? Quando voi vi trovate in un'imbarcazione, prendete una fotografia delle luci notturne, avrete questi fili di luce che vengono tracciati, che per noi sono stati una grandissima suggestione. Qui vediamo in grande le immagini che abbiamo appena visto. La torre, ancora ogni singolo elemento è stato trattato fino al dettaglio con lo stesso approccio, quindi se questo è l'edificio di servizio, un cordone ombelicale collega l'edificio di servizio al sistema di impianti e che viene poi distribuito attraverso 2 dorsali sullo spazio a doppia altezza dell'ingresso, e che poi viene distribuito attraverso i nuovi solai e questi elementi verticali, che sono i nuovi serramenti che in qualche modo contengono tutto
tutto quello che permette all'edificio di funzionare. Qui vedete lo scavo e la rimessa in uso del sistema di scarico delle acque della torre. Non abbiamo ovviamente aggiunto nuove grondaie o pluviali, ma semplicemente riletto, ristudiato il sistema austriaco e ricondotto alla contemporaneità. Questo spazio è lo spazio della corte interna della torre, dove non avevamo dei disegni precisi delle parti mancanti, e quindi abbiamo, con questi pannelli di legno, voluto dare l'idea di chiusura, diciamo, dello spazio, o di difesa dello spazio che questo elemento, che questo edificio aveva. E questa immagine, come dire, rappresenta bene il sistema di funzionamento. Nessun mattone è stato toccato, noi possiamo smontare l'intervento mantenendo le dimensioni generose delle murature esistenti, senza che queste subiscano alcun danno. Quindi il progetto di lavoro sulla muratura, che è generosa, sono 2 metri o 1 metro, è totalmente separato da quello che invece è l'innesto che permette alla torre di funzionare come un museo. Queste sono alcune immagini del rapporto, diciamo, di luci che esiste tra l'interno e l'esterno, quindi questa chiusura diventa anche un filtro e permette comunque di avere un certo tipo di, come dire, di esposizione, cioè possono essere esposti quadri, okay? Un sistema di illuminazione flessibile in copertura permette di illuminare e di utilizzare le singole stanze del museo. Il sistema di riscaldamento e ventilazione avviene a pavimento, ed esiste un circuito di aria primaria che quindi permette il controllo dell'umidità, come poi tutta una serie di altri impianti speciali che sono l'antintrusione, l'antincendio e così via, stanno sempre nelle solette. Questa immagine mi permette di come dire, introdurre un tema che ci è molto caro, e che è come questo lavoro sul restauro, con la materia, diciamo, che è già stata sottratta dal tempo, diventi invece anche una suggestione per i progetti che non hanno a che vedere con un edificio esistente, ma hanno a che vedere sempre con una scala grande di paesaggio. E quindi questa immagine ci racconta di come il tempo sottragga materia agli edifici. E quando dobbiamo disegnare il nuovo depuratore dell'isola, in qualche modo ci piace lavorare con quest'idea del tempo, no? Che ancora è un'idea totalmente molto più legata alla filosofia orientale che non a quella occidentale. Ci piace istigare in qualche modo nei nostri edifici il processo temporale. Il depuratore è un edificio tecnologico, un capannone industriale poteva essere, anzi lo era, e poi è diventato qualcos'altro. E quindi, come dire, un edificio nel paesaggio, come le murature delle fortificazioni esistenti, che per la loro dimensione generosa hanno potuto resistere al passaggio del tempo, no? Questa cosa del tempo è una cosa che ci riguarda direttamente. Noi adesso stiamo in questa sala e la usiamo come una sala conferenze, invece era una sala da ballo, un salone d'onore. Ecco, l'uso che facciamo dei nostri edifici, le cattedrali che diventano musei, le fortificazioni che diventano musei o scuole o quant'altro, ci dicono che l'architettura che noi usiamo è stata fatta per durare nel tempo, no? Ed è un concetto che forse qualche volta perdiamo nell'architettura contemporanea. Quindi quando ci viene
richiesto di disegnare questo edificio tecnologico, questo depuratore, immaginiamo di innestarlo in un paesaggio più grande, che è un paesaggio del parco dove questo doveva essere inserito. Quindi quattro murature che fanno parte di un sistema più ampio di segni costruiti invece dalla vegetazione, e che quattro murature che in qualche modo devono adeguarsi all'atmosfera del luogo, così come quando il tempo sottrae materia agli edifici. Questo è un artista che amiamo molto, un artista cinese, si chiama Liu Bolin, il quale ha lavorato molto con Venezia, si dipinge se stesso e poi con sofisticatissime tecnologie contemporanee ritrae un'immagine di se stesso come quasi solo la sua presenza è un disturbo all'interno del paesaggio, che si vede e non si vede, è il suo corpo che diventa paesaggio oppure è il paesaggio che in qualche modo si imprime sul suo corpo. Benissimo. Il nostro depuratore lavora con questa idea, no? È un innesto che sono quattro muri di cemento armato dello spessore di un metro, che però vengono colorati con il colore della terra di Sant'Erasmo e che vengono disattivati, le cui superfici vengono disattivate, ritardando, diciamo, il cemento armato, come si dice? Scusate, mi viene in inglese la maturazione del cemento armato, in modo che quando il cassero viene tolto e viene in qualche modo lavato con un getto molto forte, una parte della materia superficiale, la parte che non è stata addensata, viene tolta. E in questo senso pensiamo che questo processo di istigazione, in qualche modo di istigazione del lavoro che poi il tempo andrà a produrre, sia particolarmente importante attivarlo fin dall'inizio. E questa condizione, diciamo, di invisibilità del progetto all'interno del paesaggio, pensiamo sia anche importante per ridefinire il nostro ruolo, no? Il nostro ruolo è quello di traduttori, in questo senso ancora riprendo il concetto iniziale di traduzione, nel senso traduttori sono anche Marguerite Yourcenar, che traduce Virginia Woolf, o Pavese, che traduce Hemingway. Il tenere in considerazione un testo esistente, no? Un testo complesso, un testo che parla di condizioni, come dicevo prima, sociali, politiche, economiche e così via, e che in qualche modo il progetto assorbe, di cui il progetto assorbe le potenzialità e le restituisce nel nuovo intervento. In qualche modo il ruolo dell'architetto diventa quello di servire per preservare alcuni contenuti in un preciso momento culturale in cui opera. Qui vediamo alcune immagini del depuratore. Una parte del depuratore è stata scavata all'interno del terreno, quella che non doveva essere necessariamente direttamente ispezionabile, e i quattro muri in cemento sono invece quelli fuori terra. Pannelli di legno disegnati con un dettaglio differente, ma diciamo che ripetono quello che i pannelli che avete visto prima nella torre, come se nell'isola le cose si dovessero ripetere, no? È Calvino che nelle città invisibili dice la città si ripete per fissarsi nella mente, no? Sono ricuciture di elementi differenti declinate in modo diverso. Ancora un'immagine del progetto del paesaggio, ancora le quattro murature e questa texture di ispezione della parte interrata, che in qualche modo diventa un disegno astratto del territorio che avrei voluto colorare di bianco, ma non me l'hanno fatto fare. Quindi il valore del
dell'utilizzo del cemento è una materia che a noi interessa moltissimo, è come se noi potessimo modellare in qualche modo la pietra, no? È pietra liquida, quindi tutto il lavoro sulla matericità di questo cemento è in qualche modo il lavoro sul mix design, su quello che deve apparire una volta che il cemento è stato lavato, sulla colorazione, sull'innesto e così via. Quindi riteniamo che sia una materia particolarmente interessante per il nostro lavoro. Vi faccio vedere invece un progetto che è l'inverso di questo, si tratta di un terminal. Qui siamo nel deserto, il deserto è un paesaggio che è continuamente in movimento, per cui quando ci viene chiesto di disegnare questo, non entro poi nei dettagli del progetto, ma quello che mi interessa dirvi è che questa è sostanzialmente una recinzione e un volume. Il volume lavora con delle piccole scandole, diciamo, che hanno possibilità di movimento e che quindi con il vento, con l'aria, si muovono. La recinzione invece viene suggerita da un racconto di Borges. Borges si trova vicino alle piramidi, raccoglie un pugno di sabbia e dice: mi ci è voluta tutta la vita per capire che in questo momento stavo trasformando il deserto. E cosa possiamo fare per trasformare il deserto? Possiamo fermarlo un momento. Quindi immaginiamo che questa recinzione sia sostanzialmente costruita con la sabbia che diventa il cassero, lo spray beton costruisce questo muro e poi viene tolto. Ho impresso un momento in cui in quel preciso istante ho fermato il deserto, che diventa in qualche modo l'immagine di questo muro attraverso il cui entro all'interno del terminal. Il tempo. Questo è un piccolo intervento di restauro, quindi la scala passa dalla scala urbana di paesaggio ad una scala piccolissima. E è un edificio speciale, noi siamo molto fortunati perché abbiamo sempre i nostri abitanti, non sono mai gli uomini, o se siamo fortunati non lo so, comunque gli abitanti in questo caso sono i computer. Questo edificio è un terminal che controllerà le bocche di porto del Mose, un piccolo capannone ottocentesco all'arsenale di Venezia, che ci raccontava delle tessiture che si erano stratificate nel tempo sulle superfici di mattoni che costruivano la struttura, o sulle superfici di copertura che costruivano il sistema sul tetto che era costruito appunto in legno con questa sovrapposizione di layer di strati differenti, capriate, travi, travetti e così via. Ancora, il tema è quello di costruire un'infrastruttura che permettesse a questo edificio di ritornare ad essere vuoto, che era il DNA di questi capannoni occupati dalla costruzione di imbarcazioni temporaneamente e poi ritornavano invece ad essere vuoti nel tempo. Questa infrastruttura contiene ancora i servizi igienici, ancora tutti gli elementi tecnologici che permettono all'edificio di funzionare. Ed è un piccolo volume in acciaio corten, i computer vengono incassati, vengono scavati, lo spazio per i computer viene scavato nel sottosuolo, i computer per il momento non provano sensazioni o sentimenti, hanno bisogno solo di un controllo di temperatura e di umidità, e quindi l'aver creato questo spazio per loro nel sottosuolo è proprio uno spazio dedicato al controllo di temperatura e umidità. Con la società Tetis, che con noi ha lavorato sulla progettazione complessiva e sulla parte strutturale e impiantistica, abbiamo poi elaborato un sistema invece di sostituzione di una parte della copertura
con un sistema di celle fotovoltaiche che diventavano anche brisoleil di questo spazio. E questo ci è interessato moltissimo perché in qualche modo andavamo a sovrapporre un layer contemporaneo, quindi di tecnologia assolutamente sofisticatissima, sulla serie di layer che avevamo ereditato dal passato. E questo layer contemporaneo doveva avere la delicatezza di, diciamo, di lavorare con piccoli elementi, così come lo erano i mattoni o come lo erano i travetti, ma che invece erano elementi estremamente tecnologici. Vi ricordate gli U-Boring, quello che dicevo prima? E noi pensiamo che appunto questo layer contemporaneo sia anche quello che è capace di attivare il tempo di questo spazio, perché questo spazio è continuamente in movimento grazie al fatto che lavora con la luce e con l'ombra. E una suggestione importante deriva da questa fotografa giapponese Ishiuchi Miyako, la quale fotografa la propria madre prima di morire nelle pieghe che risultavano sul suo corpo e negli indumenti intimi che questa utilizzava, con un rigore quasi scientifico che non ha assolutamente nulla di nostalgico, ma che parlano di perdita e di memoria in termini assolutamente differenti rispetto a quello che siamo abituati a pensare. Ogni volta che noi innestiamo un nuovo elemento all'interno di un edificio esistente, noi perdiamo qualcosa, no? Che sia un edificio o un paesaggio o quant'altro. Bene, a questo punto mi piace ricordare una definizione di Haroldo Augusto de Campos. Quando parlano di traduzione, parlano di atto di cannibalismo, come una specie di atto di nutrizione, quindi non nella nostra idea occidentale di cannibalismo, ma nell'assorbire l'energia e le potenzialità di un altro corpo e innestarlo per poterlo in qualche modo farlo sopravvivere. È un po' quello che, i riferimenti sono ovviamente a Benjamin e a Derrida quando parlano di traduzione come forza vitale. Quello che ci interessa è che in qualche modo viene meno o viene dispersa l'idea di perdita e l'intervento e l'azione connessa con questa idea di traduzione diventa una specie di atto di gioia, di piacere, no? Edouard Glissant parla dell'arte della traduzione come la poetica dello sfiorare, no? Dell'innestare elementi o come pratica della traccia, come innestare elementi all'interno dopo aver assorbito le potenzialità che già sono esistenti. Qui vedete alcune altre immagini di questo spazio. Alla scala di paesaggio, solo alcune immagini brevissime. Qui siamo nella spiaggia di Baccoli, lo stesso principio portato alla scala del paesaggio ci permette di lavorare. Questo è un parcheggio che deve essere utilizzato solo 3 mesi l'anno e che noi abbiamo trasformato invece in un parco fotovoltaico e che quindi diventa una risorsa energetica per una popolazione, per la comunità locale. Lavoriamo in 2 modi, uno con il sistema delle dune che in qualche modo creano questi 3 vuoti e dall'altra parte invece con una serie di elementi che alla scala del paesaggio in qualche modo trasformano un parcheggio in questa potenzialità. Ovviamente lavoriamo sempre con il paesaggio in termini di matericità, di colori, di suoni e questi sono alcuni volumi che devono diventare,
gli elementi di coagulazione, il centro visitatori per il vicino museo della Sibilla Comune. Ancora usiamo il tufo, la pietra locale. E qui torniamo a Venezia. Questo progetto ci interessa, allora è la riqualificazione, un progetto, un concorso che abbiamo vinto nel lontano 1999, che vede la luce di una prima parte in questi, il mese scorso. Si tratta della riqualificazione di tutta la ex manifattura tabacchi di Venezia, che deve diventare il nuovo, la nuova cittadella della giustizia. Non vi racconto, come dire, tutto il progetto, vi racconto quello che mi interessa del progetto, cioè questo spazio. Questo spazio diventa l'infrastruttura che permette a quel sistema esistente di essere, di funzionare nella contemporaneità. Ed è questo edificio che come una lama si innesta, una piazza davanti entra al suo interno e distribuisce i flussi in tutto il sistema degli edifici esistenti. C'è Piazzale Roma, giusto? A Piazzale Roma, Venezia, sì. E siamo proprio dalla parte opposta del ponte di Calatrava. Ovviamente lo spazio che abbiamo a disposizione è molto stretto tra il garage San Marco e gli edifici esistenti che sono vincolati, e quindi quello è lo spazio dove innestare il volume. Un volume a tutta altezza, sono 6-5 livelli, che prende luce zenitale e che in qualche modo, come dicevo, diventa distributore di flussi e di energia per l'intero sistema. Questo diagramma fa ben vedere come attraverso questo sistema poi venga innervato tutto il sistema diciamo degli spazi a terra e in quota della ex manifattura tabacchi esistente, attraverso proprio questa lama. Qui vedete un'immagine di come lo spazio pubblico si innesti all'interno di questo edificio. La relazione di scala tra gli elementi esistenti e il nuovo edificio. La facciata, ancora una volta, il materiale che utilizziamo è un materiale rame preossidato, tecu, nero, quindi un processo di ossidazione già cominciato, quando viene messo in opera ha già subito una trasformazione e quindi non è un materiale, come dire, che ha paura di essere modificato. La sua forza sta nella sua capacità di poter trasformarsi con il tempo, con l'ambiente, con il clima. Qui vedete le sezioni, lo spazio a tutta altezza interno e alcune immagini poi di questo spazio. Sostanzialmente esiste una grande scala che distribuisce a tutti quanti i livelli. Quelle lame che avete visto verso l'esterno, la forza di quelle lame viene ampliata verso l'interno e costruisce una serie di texture che si modificano a seconda della luce durante il giorno. Quindi ancora una volta la luce che interagisce con lo spazio e crea questa modificazione dello spazio interno attraverso pixel, questa volta invece che... Quindi sempre Carlo Scarpa utilizzava questo tema, diciamo, della divisione della luce in piccoli frammenti, no? E quindi ovviamente riprendiamo da lui, grande maestro, queste suggestioni. Lo stesso tema è l'oggetto di un concorso che non abbiamo realizzato ma che abbiamo vinto sempre in quegli anni 1998-99, una ex fabbrica di conterie di perline di vetro a Murano, che diventa un sistema di alloggi per studenti rimettendo in circolo tutto un sistema urbano di un grande complesso industriale dismesso.
Il tema che svolgiamo in questo progetto è quello della riqualificazione del manufatto esistente, riportando in luce tutte le trasformazioni che la fabbrica aveva avuto. Quindi, andando a studiarla, vediamo che esiste una grande Firendel che aveva permesso di svuotare una parte della facciata. Ecco, non esiste tutta la sequenza delle trasformazioni per noi ha lo stesso valore, non esiste un momento migliore di un altro, no? Ed è proprio dalla stratificazione dei layer che la storia o il paesaggio, il contesto, gli uomini costruiscono, nasce la potenzialità e si rende evidente la potenzialità dello spazio. Il sistema abitativo viene innestato all'interno della fabbrica esistente, che ha una luce di 20 metri, e diventa anche il sistema strutturale che permette alla fabbrica di essere conservata con le capriate cementizie esistenti. La luce, gli alloggi sono biaffaccio, cioè si affacciano sul ballatoio di distribuzione, sul ballatoio esterno, e hanno la luce attraverso un caveglio centrale, e quindi sempre questa luce zenitale che poi illumina anche tutti gli spazi pubblici del progetto. Queste sono le immagini delle tavole di concorso che furono esposte alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2003. Da questo un progetto invece di residenze per studenti universitari totalmente ex novo, quindi ancora una volta il tema è quello di capire qual è il, siamo all'interno di un piano di Leon Krier per Novoli. Siamo a Firenze. Se Venezia è città del vuoto, Firenze secondo noi è città della massa. Quindi lavoriamo sul bordo, lavoriamo costruendo un sistema di abitazioni che in qualche modo diventa l'immagine o reinterpreta, traduce l'immagine della città di Firenze, che è una città lavorata tutta sul filo esterno. Immaginate le persiane nel nostro contesto, sono dei buchi, no? Stanno dentro, le finestre sono dei buchi. A Firenze la persiana è un elemento che sta sul filo esterno, quindi anche un elemento debole come quello va a sottolineare la forza del bordo, del limite. E noi costruiamo sostanzialmente un grande bordo, un grande limite, con materiali differenti, un basamento di cemento armato, con il sistema delle residenze che sono costruite con un sistema di scandole in legno prodema. Il piano di Krier era assolutamente molto restrittivo sia nei vincoli di progetto, cioè le finestre dovevano essere verticali, dovevano essere utilizzati certi tipi di materiali, quelli consentiti uno era il cemento armato e uno era il legno, e quindi abbiamo utilizzato i materiali che avevamo a disposizione. Non si volevano tetti a falda, ma Krier non identificava da dove la falda dovesse essere rivolta, e quindi noi abbiamo rivolto le falde verso l'interno, e quindi eravamo all'interno della normativa, ma potevamo costruire questo bordo pulito verso la strada. Esiste sempre questa, come dire, questa doppia faccia degli edifici, cioè il valore civico, la loro responsabilità civica nei confronti della città, e poi invece il tentativo di essere giocosi verso l'interno, quindi ancora grandi spazi a tripla altezza, che sono quelli che sostanzialmente diventano i ballatoi delle sale studio per gli studenti, dove esiste la socialità degli studenti, oppure il trovare degli elementi di colore che in qualche modo costruiscono gli ingressi agli spazi pubblici del progetto, la hall da una parte e la mensa dall'altra, e che in qualche modo diventano anche il fatto che definiscono gli ambiti più privati di questo progetto. I materiali sono sempre assolutamente spartani e durevoli, perché una casa per studenti, come tutte le opere pubbliche secondo noi nel nostro paese, dovrebbero essere costruite per durare nel tempo. La luce zenitale è un altro dei temi del progetto. Ancora, questa è la mensa, l'ingresso della mensa, siccome non poteva affacciarsi all'esterno perché si rivolgeva alla piazza pubblica coperta, abbiamo
ricavato una luce di copertura. Questo è il sistema delle residenze invece visto sul lato opposto, con questo taglio trasversale che sostanzialmente, questo progetto è di Adolfo Natalini, che costruisce un portico molto stretto e che non permette assolutamente socialità, e quindi la nostra piazza coperta in qualche modo va a riscattare questa condizione urbana che secondo noi è abbastanza importante, cioè trovare grandi o lasciare grandi spazi vuoti a disposizione per poter essere attivati in modi differenti. E questa condizione mi porta a un altro lavoro che è, siamo avanti, un altro lavoro su cui, un altro tema su cui stiamo lavorando da una decina d'anni, che è quello dell'edilizia scolastica. Qual è il ruolo dell'edificio scolastico nella città contemporanea? Beh, per noi è soprattutto quando parliamo di città della sprawl city, della città della dispersione, pensiamo che gli edifici scolastici possano avere una grandissima un ruolo fondamentale. Sono edifici piccoli, poco costosi, riconoscibili, sono parte di una comunità, sono luoghi dove una comunità multietnica si confronta in maniera naturale, perché sono obbligati a scambiare, perché attraverso i bambini questa cosa viene facile, e sono colorati all'interno di un sistema che potrei definire grigio, che è quello che in qualche modo è omogeneo, isotropo, che definisce le nostre città, come dire, quella che Bernardo Secchi chiama la nuova forma di metropoli contemporanea, no? Le sprawl city. E quindi incominciamo a lavorare su questo tema con piccoli edifici. Abbiamo vinto un paio di concorsi, ve li faccio vedere. Questo è un lavoro che sto facendo di un libro che sta per uscire per i tipi di Schirà, proprio su questo tema del ruolo dell'edificio scolastico. L'edificio scolastico non è molto, come dire, è famoso come tipologia tra gli architetti, perché non è un edificio glamour, te lo distruggono dopo 2 secondi in cui l'hai finito e i bambini urlanti popolano questi spazi. In realtà è veramente interessante per una serie di, come dire, di sguardi trasversali sulla nostra società, no? Quelli di cui parlavo prima. Qui siamo nella Pedemontana, che è una sequenza di spazi. Se voi chiedete ai bambini cos'è la Pedemontana, loro immaginano, no, che tra una quinta e l'altra esistano dei mondi, no? E questo è un grande insegnamento anche per noi. E quindi diciamo, costruiamo questo piccolo edificio come un edificio, come dire, come un muro che si apre sul paesaggio, un paesaggio che è un paesaggio coltivato di viti e di frumento, come abbiamo trovato nelle carte storiche, così com'è da secoli, dalle carte seicentesche, rappresentavano gli stessi lotti di terreno, quindi una risorsa, no? La memoria di quel luogo specifico. L'edificio non è costruito come un insieme di stanze, ma invece immagina di essere uno spazio di relazione esso stesso, quindi un grande spazio pubblico. Di fatto la scuola, soprattutto i centri di infanzia, sono i primi luoghi che i bambini frequentano dopo la loro famiglia, no? Quindi i primi luoghi sociali. Quindi pensiamo che anche lo spazio debba avere questo valore. E quindi introduciamo il tema dell'intervisibilità, imparare dagli altri, no? Le insegnanti devono abbassarsi per poter essere all'altezza dei bambini, ma invece loro hanno un naturale propensione a imparare anche dai coetanei. La costruzione di spazi vuoti, io le chiamo le stanze a cielo aperto. C'è un vicino parco bellissimo con aironi
cinerini che passano, i bambini sono abituati a sdraiarsi per terra, no? Condizione che noi abbiamo totalmente perduto e che invece diventano una risorsa per imparare ancora, per essere a contatto con quel territorio. Le aule che possono aprirsi per avere, come dire, scambi, relazioni, ma anche per avere gruppi più o meno grandi, ovviamente la citazione va all'asilo di Como di Terragni, o ancora il tetto si modella per ricevere luci, tipi di luci particolari come nella Hans Danson di Allison and Peter Smithson. Ancora relazioni sempre e continue con il paesaggio all'esterno e non mi soffermo sulla tipologia costruttiva di questo perché è analoga a quella che vi ho raccontato prima per il depuratore, solo che qui vengono evidenziate, sta in una sequenza di costruzione del territorio della pedemontana e vengono invece evidenziati alcuni punti, il punto di soglia che suona perché i bambini possano in qualche modo rendere evidente l'ingresso alla scuola, il distacco, il passaggio da un ambiente all'altro, e quello che ci ha permesso di avere il Farb Design Prize a Monaco è questo codice di colori che permette ai bambini di muoversi in maniera indipendente rispetto agli adulti. Quindi non devono essere accompagnati, anche i più piccoli capiscono vai giallo, vai dove è giallo. No? Ed è facile, chiaro, comprensibile, e l'indipendenza è una delle condizioni che secondo noi dovrebbe essere insegnata. Questi schemi raccontano di come lo spazio diventi sistema di relazione e queste scuole costano meno di 1000 euro al metro quadro e sono in classe A+. Il sistema di colori è una semplice pittura sopra i moduli dei pannelli di cemento. E lo stesso lavoro abbiamo fatto con una scuola elementare a Ponzano Veneto, questa volta abbiamo lavorato con la popolazione dei bambini invece, disegnando una storia, prendendo a prestito i personaggi di Lewis Carroll, Alice il Bianconiglio, e quello che mi interessa era poter far passare il tema dell'energia, che non era facile da raccontare, per cui alcune immagini raccontano ai bambini come si costruisce lo spazio della scuola, come loro potevano interagire. Eravamo vicino alla scuola di Campo Baezza, che è una scuola dell'asilo per Benetton, che immagino tutti conosciate, che è una scuola chiusa, protetta, assolutamente bianca, e appunto con i bambini invece abbiamo lavorato su quelle che potevano essere delle diversità, quindi luce, colore, apertura verso l'esterno, intervisibilità. I bambini poi sono diventati protagonisti di alcune esperienze in cantiere. Questa scuola permette di vedere costantemente lo spazio in modo trasversale in tutti i punti, ha un portico che è la continuità delle aule all'esterno, perché una delle richieste dei bambini era poter fare lezione all'aperto, quindi anche se piove può essere fatta lezione all'aperto, e comunque il portico diventa anche un modo per costruire uno spazio di soglia tra un punto e l'altro. Tutto ruota intorno ancora a una corte centrale dove si affacciano tutti gli spazi pubblici del progetto, quindi gli ingressi, quindi la biblioteca, la mensa, le palestre, e diventa un modo per interagire. Le panche che qui vedete distribuite all'esterno per fare una lezione speciale all'aperto sono poi le stesse che servono per appoggiare le cartelle. L'aula è stata reinventata, non è più uno spazio chiuso, è uno spazio chiuso fino a 120, poi è trasparente in modo che possa diventare o vetrina oppure momento di connessione e collegamento visuale tra i diversi elementi. Questa è la palestra, anche questa scuola è costata 960 euro al metro quadro, compresi gli arredi, ed è in classe A+. Energetica. Come? 2009. Questo è permesso grazie all'utilizzo di materiali molto semplici, materiali costruttivi che di solito stanno all'interno, questi sono dei pannelli fonoassorbenti che invece vengono nobilitati in qualche modo dal disegno dei listelli di legno. Quindi
Il tema è utilizzare quello che si ha a disposizione, no? Soprattutto in questi momenti di, come dire, di crisi, pensiamo che lavorare sul tema delle scuole sia assolutamente fondamentale per poter costruire il futuro non solo delle nostre comunità ma delle nostre città. Non ho detto una cosa importantissima: tutte queste scuole non si fermano ad essere scuole, sono spazi utilizzati oltre l'orario scolastico nelle parti dove è possibile farlo. Quindi abbiamo lottato per avere quel grande spazio di salone che diventa un salone per le feste di sabato e domenica. La palestra viene utilizzata normalmente dalle associazioni locali, le aule di musica, arte, eccetera, grazie a un sistema di percorsi che permette di staccare una parte della scuola, perché ovviamente le aule invece hanno certi tipi. Però io credo che questo modello si possa ancora lavorare per cercare di renderlo il più, come dire, efficiente possibile rispetto all'utilizzo dei denari spesi. Questa è una terrazza per l'esposizione di opere d'arte prodotte dai ragazzi, che vengono prodotte all'interno di questi spazi che sono neri, proprio per dare l'idea di, sono le aule di arte, di avere un piccolo museo, no? Che valorizza quello che loro producono. Questo è il fronte nord, che è più chiuso e serve per l'accesso del cibo della mensa e per l'accesso dei professori. E qui siamo a Pordenone, anche di questo, come siamo? Posso? Vado avanti o no? No, mi fermo io, se, come siete? Vado avanti? Ok. Il tema è un progetto di housing privato. E quindi costruire determinate cose per venderle sul mercato. 2010 finito, quindi crisi piena, siamo riusciti a vendere tutto, il nostro cliente era contento, ma non è quello di cui voglio parlarvi. Secondo me, quando il ruolo dell'architetto è anche quello di, come dire, restituire alla città una parte di territorio che in qualche modo viene rimessa in azione. Quindi con questo cliente, che è un cliente illuminato, abbiamo incominciato a lavorare sul sistema della città di Pordenone, che è il sistema fatto di piccole differenze di quota che diventano una risorsa: acqua, la struttura urbana, e la grande occasione che avevamo era quella di riconnettere due elementi che per molto tempo erano stati scollegati attraverso proprio un sistema che passava. C'era una grande chiesa esistente che passava attraverso questo sistema di residenze e che riconnetteva due strutture urbane. Avevamo a disposizione un lago che è diventato la fonte di energia per le residenze, sono anch'esse in classe A con i costi di costruzione simili. No, siamo sui 1100 in questo caso, e la necessità di riconnettere questi due sistemi urbani. Come? Attraverso il lago, con questo ponte che in qualche modo ricuce insieme acqua e terra, con una piazza che diventa la piazza della chiesa e con un sistema trasversale che, rendendo pubblico questo parco, pubblico fino a un certo punto, perché costruiamo un cancello che viene chiuso di sera, che permette di garantire la sicurezza agli abitanti che avrebbero comprato in quest'area, ma viene aperto di giorno e quindi diventa un pezzo di struttura urbana per la città. Qui vedete tutti gli elementi del progetto: la connessione, il lago, le connessioni interne al progetto stesso, i diversi materiali. Questo è il ponte che appunto si sporge in acqua, il cambio di materiale quando ci si affaccia al lago, un piccolo pontile che diventa, come dire, un innesto per poter utilizzare il lago tramite un'imbarcazione, il sistema dei verdi che sono messi in connessione e che si innestano sul sistema invece delle piazze, le due piazze e le piazze che si aprono, poi adesso vediamo una serie di immagini, e il sistema di percorrenze che innerva il sistema pubblico urbano. Adesso vediamo un po' di immagini di quello che vi ho raccontato.
Questi sono dei sottoporteghi, cioè sono gli accessi alle residenze, ma è che in realtà diventano anch'essi delle connessioni urbane e che sono spazi, come dire, molto curati in termini di utilizzo di materiali, colori e luce. Una parte di questo è diventato uno spazio che io chiamo pubblico perché l'ha comprato la parrocchia che era lì vicino e quindi abbiamo trasformato questa parte di progetto in aule e poi un auditorium interrato che si affaccia sulla piazza dove i bambini quando giocano in piazza si mettono là e guardano cosa succede dentro, è abbastanza divertente. Queste sono le case che in qualche modo si piegano al lago. Questo è un altro progetto appena terminato di housing e un parcheggio interrato. Ancora, il tema era quello di preservare lo spazio vuoto esistente di una ex piazza d'armi della caserma San Marco a Conegliano e costruire un sistema di ampliamento di una caserma invece funzionante, con ristrutturando la caserma e costruendo social housing, cioè spazi per i carabinieri che avrebbero truppa e ufficiali. Quindi il tema era quello: lasciamo questo spazio vuoto perché la città ha bisogno di poter avere spazi da poter attivare. Come? Densificando la testata, quindi densificando il sistema di residenze sul bordo e quindi andando a chiudere questo sistema con una doppia corte e da un lato invece costruendo tutta la parte del parcheggio interrato al di sotto di questo grande spazio esistente che però non abbiamo i soldi per pavimentare. Quindi per far diventare una grande piazza urbana, forse non aveva neanche il ruolo di essere una piazza urbana, no? Perché ci troviamo all'ingresso della città di Conegliano e quindi è più un terminal che una piazza. Quello che ci interessa è però mantenere l'idea del vuoto anche nella struttura del parcheggio. Ancora una volta, oggi è un parcheggio, ma domani potrebbe essere un museo, no? È una struttura con 16 metri di luce strutturale e la luce zenitale che arriva fino al secondo livello interrato. Le strutture murarie si piegano per andare ad accogliere, l'avete visto prima, il sistema delle travi. Non avendo i denari sufficienti per pavimentare questo spazio, sostanzialmente disegniamo un grande percorso trasversale che permette il collegamento tra le varie parti, in doghi di larice, e poi distribuiamo ghiaia di dimensioni generose sul resto del Piave, lì vicino, per fare in modo che questa piazza resti vuota e di fatto è diventata già il luogo dove si svolgono concerti, cioè oltre la scala comunale è diventato un elemento che viene utilizzato per concerti, per eventi, manifestazioni e così via. Queste sono le uscite di sicurezza. La biglietteria viene scavata da sotto occupando un edificio esistente che viene restaurato e in qualche modo diventa parte del sistema di chiusura di bordo. All'interno ancora un codice di colore che permette di uscire in un punto piuttosto che in un altro della piazza, l'ingresso e questo è il sistema di residenze che sono servite a ballatoio in duplex per quello che riguarda le famiglie degli ufficiali, mentre sono al piano terra e si affacciano su questa corte interna per quello che riguarda invece la truppa. E gli alloggi sono illuminati da questi grandi lucernari che portano la luce zenitale all'interno delle case. Questo è un concorso velocissimo che abbiamo appena vinto, tema una grande area vicino a Bassano. In precedenza c'era stato un progetto di Paolo Portoghesi delle torri che avevano fatto cadere l'amministrazione perché non avevano trovato il consenso, quindi il nostro committente decide di fare un concorso di progettazione invitando 3 studi e noi risultiamo vincitori. Come funziona? Funziona che sostanzialmente il tema era costruire un sistema di residenze e di spazi commerciali e uffici.
ribaltiamo ancora una volta il punto di vista e proviamo a vedere qual è il sistema dello spazio vuoto che abbiamo intorno, no? E ci accorgiamo che esistono e vanno solo messi in rete, oltre alle principali piazze di Bassano, che ancora adesso sono dei posti meravigliosi dove avviene il mercato una o due volte alla settimana, esistono una serie di giardini e di elementi che messi in rete avrebbero potuto costituire una delle potenzialità per quest'area. E quindi immaginiamo questo ring verde, che è la forza del progetto, che va a innestarsi rispetto al ring della città storica. Se la città storica aveva 2 chilometri di ring costruiti in muratura, la città contemporanea ne ha 4 e sono 4 ring di leisure costruiti sostanzialmente da una sequenza di verde. Questo è la spina del progetto, quindi immaginiamo un percorso ciclabile di cui il nostro piano prevede la prima parte, immaginiamo una spina verde che fa da chiusura e da difesa anche acustica rispetto al sistema di ferrovie e di strade che sta di fianco, immaginiamo una grande stanza verde a disposizione della città futura, per il futuro, e immaginiamo poi invece un sistema di microspazi urbani su cui si piega il sistema delle residenze. Queste sono le azioni del progetto. E il progetto in questo modo riesce a creare due diverse polarità. Queste sono le tavole di concorso che hanno vinto il concorso e queste sono alcune immagini degli edifici e delle residenze, come si innestano rispetto in qualche modo al sistema dei percorsi, delle micropiazze, dei grandi spazi verso sud, della grande stanza verde, e questo che sulla scala del dettaglio è invece come funziona la facciata. La facciata funziona con il suo ruolo in qualche modo civico, cioè un sistema di brisoleil che definiscono con 7 possibilità di texture il rapporto tra l'abitazione e le terrazze esterne, e che possono invece essere all'interno personalizzate sia nella condizione di bordo del muro sia nella finitura con altrettante texture. Questo ci permette ovviamente di lavorare con un sistema che è modulare ma che può anche essere personalizzato. E chiudo con questo progetto, che è un allestimento, ma anche se è un elemento estremamente piccolo, vorrei con questo risottolineare che cosa significa lavorare per noi sul tema del restauro, che avete capito ha una valenza, un'accezione veramente ampia e vasta. E questo progetto di allestimento è un'onda, l'abbiamo chiamata, no? Ci era chiesto di disegnare il palcoscenico per gli attori che o potevano entrare direttamente all'interno della Biennale oppure potevano muoversi liberamente all'interno di questo spazio giocando con le persone. Quindi abbiamo modellato questo spazio, no? Così come succede con le onde quando l'acqua si frange, no? sulla battigia e il suolo, quello spazio lì, viene continuamente modificato e attivato. Così abbiamo immaginato che questa superficie potesse essere l'occasione per gli attori di modificare in qualche modo la loro relazione con il pubblico. Questa è la struttura di sottilissimi pilastri metallici 6 cm di diametro che tenevano in piedi questo elemento e Woody Allen, e chiudo con l'ironia di Woody Allen sul tempo. Dice: il tempo, ve lo leggo in inglese citandolo: time is nature's way of keeping everything.